comunità e quindi con le dovute cautele nel rispetto delle normative siamo qua. E quindi ringraziamo i presenti, coloro che sono seduti qui accanto al tavolo e chiaramente l'amministrazione comunale per la concessione del patrocinio. E ringraziamo gli organizzatori che poi magari fanno un saluto, sono seduti qui davanti a me. Ogni anno il Festival di San Francesco ha un tema ben preciso. È nato 3 anni fa appunto con l'intento di far conoscere questa figura che è chiaramente passata nella nostra città nei primi anni del 1200 ed ha lasciato anche dei segni molto importanti. Nella prima edizione del Festival di San Francesco, non a caso, abbiamo esposto la bolla papale di Onorio III, datata 1222, una bolla importante, una bolla che è custodita presso l'archivio comunale, con la quale appunto il pontefice Onorio III concedeva a San Francesco la possibilità di celebrare i sacri riti, quindi una bolla molto importante, tuttora appunto è custodita presso la nostra città. E da lì abbiamo iniziato con questo Festival di San Francesco, che ogni anno ha un tema ben preciso, un tema che cerca di allinearsi con il festival, diciamo, più importante, che è quello che si svolge ogni anno a Bologna, che è appunto il Festival Francescano. Quest'anno il tema appunto sono i monti di pietà, quindi parleremo un po' in generale di economia, se così si può dire. Forse vi chiederete cosa può entrare il tema dell'economia con San Francesco, che chiaramente predicava e praticava la povertà e l'aiuto ai poveri. Beh, tuttora ci sono dei testi appunto dei francescani riguardanti le entrate e le uscite, quindi un po' più generale l'economia, che sono tuttora studiati nelle università. E ricordiamo che questi monti di pietà sono nati proprio per cercare di risolvere il problema dell'usura. Quindi i monti di pietà è una sorta di luogo dove il cittadino poteva chiedere un prestito e quindi evitare di andarsene a indebitare con altre persone, un prestito sicuro. I monti di pietà poi vi spiegheranno meglio i nostri ospiti, che sono nati intorno al 1470, se non erro, ed ora lascio la parola ai miei ospiti. Quindi, prima di tutto vorrei salutare Don Marco Stroma, Don Antonino e Don Umberto, che poi rimarrà qui con me per un'interessante conferenza, parleremo un po' insieme. E prima di tutto lascio la parola a Don Antonino, che poi ci deve lasciare per un impegno. Grazie. Molto stimolante, quindi è attuale, e
dare sempre importanza a quelli che ci sono, non dare importanza a quelli che avrebbero dovuto esserci. È una regola che io mantengo sempre, credo che sia una cosa che incoraggia. Buonasera. Allora introduci. C'è un video di Marco. Ah, sì.
monte di pietà è costituita da due termini. Il primo, mutato nel linguaggio finanziario, è il monte, cumulo di prestiti, volontari o forzati. L'altro, da quello religioso, è la pietà. Rimanda a uno dei ritratti di Cristo, Animam Pietatis, che lo rappresenta morto, mentre da solo, nudo, la testa inclinata, gli occhi spenti e le mani abbandonate, emerge dal sepolcro. I due termini vengono riuniti per la prima volta nel 1428 per designare l'istituto di beneficenza. A realizzare e a propagandare muti di pietà furono i francescani dell'osservanza, impegnati nella predicazione itinerante. Promossero un istituto per consentire alla popolazione più povera, travolta dall'usura, di ottenere in prestito piccole somme di denaro. All'epoca, a praticare piccoli prestiti ai poveri erano gli ebrei, chiamati dai comuni, esercitavano liberamente il prestito, imponendo però esorbitanti tassi di interesse che finivano per mandare in rovina i poveri. Da qui lo scontro tra predicatori francescani ed ebrei. I francescani si ergevano a paladini della giustizia, gli ebrei difendevano il monopolio del prestito privato che era d'alto interesse. Lo scontro tra predicatori itineranti e banchieri ebrei si ebbe tuttavia nella seconda metà del 400. Il monte di pietà di Fabriano, Montis Pietatis Fabriani, fu fondato nel 1470 dal beato Marco da Montegallo, guardiano dell'erba di Santa Maria di Valdisasso, allo scopo di sollevare i cristiani dall'usura degli ebrei. Il 16 maggio 1470 il Consiglio Generale di Fabriano approva il testo dello Statuto del Monte di Pietà, formato da 34 capitoli. È conservato il manoscritto nelle Riformanze. Quindi il monte rappresenta proprio il senso pieno dell'incarnazione,
perché quel Dio che veniva pensato anticamente nei cieli discende perché possa toccare in mano quella terra da cui l'uomo è stato tratto e potersi unire nell'uomo Gesù, che rappresenta l'unione piena di umanità e divinità. E allora, se in Gesù, vero uomo e vero Dio, c'è questa unione perfetta, noi non possiamo pensare Dio senza l'uomo, né pensare l'uomo senza Dio, e quindi non possiamo disinteressarci né dell'uno né dell'altro. La parola pietatis, che in italiano è tradotta con la parola pietà, che è orribile, perché avere pietà di qualcuno in italiano è qualcosa di, no, di disdicevole. Noi abbiamo pietà di un poveraccio, già il termine presuppone che io mi metto un gradino sopra, perché se ho pietà di qualcuno vuol dire che io riconosco l'altro come inferiore a me, o più povero, o più malato, o più trasandato, o più barbone, o più più di me in negativo o meno di me in positivo. La parola pietatis, in latino invece, che è anche uno dei doni dello Spirito Santo, la famosa pietà, oltre a consiglio, intelletto, fortezza, scienza, timore di Dio, eccetera, sapienza, la parola pietà o pietas indica quel filo che collega il cielo e la terra e che ogni volta che si spezza o viene tagliato, per poterlo riannodare, accorcia le distanze, facendo diventare sempre più vicini questi due luoghi pensati sempre separati. Quindi la pietas è quel rapporto d'amore profondo tra l'uomo e Dio che non può essere, non può venire meno. Allora il monte di pietà, collegando questi due termini, rappresenta quel luogo in cui l'uomo ritrova la sua dignità che ha perduto a causa di forza maggiori o a causa di qualche problema in cui è incappato e trova da una mano dall'altra parte qualcuno che tende la mano affinché quell'uomo possa rialzarsi dalla sua melma, tornando ad avere la dignità piena. Ecco, questo è un po' il senso del termine. Sì, benissimo. Ora possiamo, magari entriamo nel vivo di una scelta del tuo tema, l'economia della salvezza, salvezza dell'economia. Allora, io ricordo che termine di salvezza, sì, che ormai non adesso può essere. Allora, intanto, allora la mia non vuole essere una conferenza di economia, perché non sono un economo, né uno statista, né sono particolarmente appassionato di economia. Io sono nasco come un appassionato di Sacra Scrittura, continuando a coltivare questa passione con lo studio, eccetera, per cui io parlo di quello che conosco. Quindi sicuramente accennerò ad alcuni fatti, diciamo, legati all'economia vera e propria, ma mi concentrerò sul senso di questo termine, oikonomias, che è un termine greco che noi troviamo sia nella Settanta, quindi nella traduzione greca dell'Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento, come termine fondante di molti passi per poter comprendere il messaggio di Dio. Anche perché questa parola, oikonomia, è formata da due parole, oikos e nomos, dove nomos vuol dire la legge, ciò che regola qualcosa, e oikos è l'equivalente dell'inglese home, non house, perché house vuol dire la casa fatta di mattoni e mura, home vuol dire il focolare domestico, noi in italiano potremmo dire famiglia, anche se il concetto di famiglia nostro italiano è un po' ristretto. Oggi siamo costretti ad allargarlo, perché le nostre famiglie sono diventate molto più larghe di come erano una volta. Quindi, ecco, è un termine allargato in cui la famiglia non è data dal legame di sangue, ma da coloro che si riconoscono abitanti sotto uno stesso tetto. Per cui economia, in senso letterale, vuol dire ciò che regola i rapporti tra coloro che si scelgono, tra gli abitanti della stessa casa. Questo ci tengo a dirlo perché già ci dà una chiarificazione di dove io voglio andare a parlare, no? Quindi è un po' anche il senso che voglio dare a questo incontro. Allora, due premesse innanzitutto. La prima è che noi parliamo di monti di pietà che sono nati storicamente per combattere l'usura propria degli ebrei. Io non faccio una conferenza antiebraica, io non sono assolutamente antiebraico, Anzi, a me l'ebraismo appassiona tantissimo, appassiona tutto ciò che fa parte del mondo biblico.
popolo che, permettetemi di dire, ha avuto anche le sue esternizzazioni negative, ma non dimentichiamoci che parte di questa colpa è anche della Chiesa Cattolica, che li ha perseguitati obbligandoli alla conversione, al battesimo per poter essere ammessi nelle città dove regnava la religione cristiana, e anche dovuto a un loro una loro particolarità proprio biblica con cui il popolo ebraico nasce. Se ci pensiamo, gli ebrei non sono affatto degli stupidi, perché è l'unico popolo antico che è sopravvissuto fino ad oggi. Non esistono più gli Egizi, i Fenici, i Sumeri, i Babilonesi, gli Assiri, sono tutti morti. Gli Ittiti, i Romani, non esistono più. I Greci, l'unico popolo sopravvissuto dall'antichità ad oggi è il popolo ebraico, che ha continuato a conservare tutte le sue tradizioni così come erano nell'antichità, e addirittura hanno conservato le linee di sangue, tanto che se venisse ricostruito un nuovo tempio di Gerusalemme, loro sarebbero in grado di stabilire chi è discendente della famiglia dei Leviti e della famiglia dei sacerdoti, tanto da poter ricominciare subito il culto così come è stato interrotto nel 70 d.C. ad opera della distruzione del Tempio di Gerusalemme. Quindi permettetemi di dire che sono tutt'altro che da usare in maniera negativa. È logico che, qui bisogna fare una precisazione, gli ebrei facevano il proprio tornaconto, soprattutto nei confronti della Chiesa e della società in cui oramai la Chiesa la faceva da padrona, perché noi parliamo del 1400-1500, l'epoca in cui poi si sono venuti a formare anche i primi ghetti, perché quando la Chiesa premeva per la cacciata degli ebrei da una città, come la predicazione francescana ci insegna, perché la predicazione dei nostri francescani, anche nelle nostre zone, era volta soprattutto alla cacciata degli ebrei dalle nostre zone, le amministrazioni comunali reagivano creando gli spazi dove poter rinchiudere gli ebrei affinché non dessero fastidio ai cittadini, perché le amministrazioni comunali comunque traevano giovamento dal fatto che gli ebrei in qualche modo finanziavano poi tutto quello di cui c'era bisogno. Quindi tutto questo giro è sempre stato un po' strano. E un'altra presentazione che ci tengo a fare è che parlare di questi concetti proprio in questo momento storico in cui la Chiesa sta facendo proprio una figuraccia clamorosa in tutto il mondo, per me è molto difficile, perché io riconosco che quando si parla di soldi nessuno rimane mai pulito, ma tutti coloro che hanno a che fare con i soldi per forza ne rimangono sporchi. È impossibile che qualcuno possa rimanere pulito, per cui noi parliamo degli ebrei, parliamo della Chiesa, parliamo della società, parliamo di tutti, certi che tutti quanti hanno colpe da condividere, quindi nessuno è più colpevole o meno colpevole dell'altro, e questo ci tengo a dire, perché credo che ciò che stiamo assistendo in questi giorni debba comunque farci riflettere, soprattutto in un contesto storico, e non possiamo parlare la testa e fare finta. Bene, detto questo, passo un po' al tema di cui volevo parlare insieme con voi. Io ho intitolato questo incontro Economia della salvezza, salvezza dell'economia. In realtà non mi sono inventato niente, perché questo titolo è inflazionato, è il titolo di un libro che è stato pubblicato recentemente, è il titolo di alcuni articoli che si trovano su internet, è un titolo che è venuto fuori anche da qualche discorso di qualche economista in giro per il mondo, però mi piaceva poter prendere questo titolo perché il termine economia della salvezza è un termine coniato da Eusebio di Cesarea, uno dei primi padri della Chiesa, nato nel 265 e morto nel 340 d.C. E Eusebio di Cesarea utilizza per la prima volta questo termine riprendendolo da San Paolo, quindi non si è inventato niente, ma per la prima volta porta il termine economia a un livello diverso da quello biblico. E adesso poi vediamo che cosa intendeva San Paolo con questo termine. Max Weber invece, sociologo, filosofo, economista, storico tedesco, vissuto tra il 1864 e il 1920, coglie invece l'espressione economia come salvezza. Ma chi poi aiuta a fare un po'
la messa insieme di questi termini sarà Patrick Viveret, filosofo attuale, nato nel 1948, ancora vivente, che indica la necessità di una salvezza dell'economia. E da qui parte un po' la nostra riflessione. Questo filosofo, in un suo articolo, dice: quale economia però deve essere salvata? Prima Don Marco citava l'enciclica del Papa, no? In cui il Papa ha preso una posizione forte contro un'economia che ha fallito la sua missione. Allora, oggi, quale economia noi dobbiamo salvare? C'è un'economia da salvare o c'è un'economia da mettere da parte e da ripensare totalmente? Che cosa si pretende di salvare quando si vuole salvare l'economia? Si vuole salvare il capitalismo? Si vuole salvare il lavoro per tutti? Che cosa noi vogliamo salvare dell'economia? E poi, chi aspettiamo come salvatore dell'economia? Un messia nuovo che viene, scende in terra e ci dà le regole per salvare l'economia? Ecco, queste domande non sono banali, no? Noi dobbiamo avere il coraggio di confrontarci un po' con queste domande, altrimenti che cosa ci raccontiamo? Allora, volevo prendere spunto da un articolo di una rivista teologica internazionale chiamata Concilium del marzo 2012. Dice così: il neoliberismo, con la tesi dello Stato minimo, ha cercato di diminuire l'intervento dello Stato nelle economie, mentre attualmente lo Stato è chiamato a salvare gli agenti dell'economia liberale con denaro pubblico, vale a dire con il contributo di tutti. La relazione tra economia e religione la Chiesa, con il suo magistero, è intervenuta sempre di più nell'ambito dell'economia, costituendo quest'ultima un capitolo importante della dottrina sociale della Chiesa. C'è tuttavia una questione di metodo da affrontare. Trattare l'economia solamente nell'ambito dell'insegnamento morale e soprattutto dal di fuori del sistema può dare l'impressione di essere idealisti, se non addirittura ipocriti. L'argomento rilevante per il cristianesimo, nella misura in cui quest'ultimo è una religione di incarnazione che integra l'economia a partire dal nostro pane quotidiano con il pane di giustizia, il pane eucaristico e infine con la mensa delle vite di Dio. Ecco, mi piaceva questa sottolineatura perché in realtà noi possiamo di diritto parlare di economia in quanto cristiani, non perché i cristiani devono essere interessati ai mercati mondiali, ma perché non possiamo noi non pensare che, parlando di economia, noi parliamo di relazioni umane tra persone, e questa è la parte che a noi interessa maggiormente, è la parte su cui noi dobbiamo investire anche il nostro ragionamento. Allora, se guardiamo indietro nei secoli, ci rendiamo conto che già intorno al 1400-1500 si individua quella che viene chiamata l'economia civile o l'economia francescana, cioè un'economia che pone al centro la persona umana e non il guadagno. E questo è un grande merito che dobbiamo dare ai francescani, perché per la prima volta, diciamo che San Benedetto con la sua regola aveva già impostato le basi per un vivere civile all'interno di una comunità ristretta, che poi può essere anche allargata. Ma i francescani hanno avuto il merito di poter ripensare un'economia proprio nel momento in cui questa economia toccava dei fondi proprio bassi, grazie all'usura, grazie a tante altre cose che erano, diciamo, si erano diffuse diventando quasi normali. Sono proprio i francescani a dare l'avvio a una riflessione sull'attività economica che ha portato alla nascita dell'economia moderna. I francescani si sono fatti promotori di poter rilanciare l'economia e noi oggi, la nostra economia, porta ancora i segni. I piloni portanti di questa riflessione sono quattro. Il primo: chi esercita l'attività economica deve farlo per il bene comune. Un principio che attiva una dinamica inclusiva, in quanto l'agente economico non lavora per sé. Quindi il primo punto dell'economia francescana parla di un termine nuovo che non esisteva prima, che è il bene comune. Oggi noi abbiamo inflazionato questo termine, ma il bene comune cos'è? Se ognuno si facesse questa domanda, ognuno di noi avrebbe una risposta diversa. Per me il bene comune è che la città possa essere bella per tutti. Per
Per me il bene comune è che non manchi lavoro a nessuno. Per me il bene comune, ognuno di noi ha un concetto di bene comune. Qual è il senso francescano di questo termine? Secondo, il termine francescano, il senso di questo termine a livello francescano è proprio questo, che si possa instaurare una dinamica inclusiva di ogni singola persona all'interno di un sistema. Come fare questo? Per ottenere lo scopo di includere gli altri, l'agente economico, cioè colui che ha i soldi, deve investire per allargare la dimensione delle proprie attività. Il capitale non deve dunque restare ozioso. No? Noi abbiamo grandi fondi accumulati, soprattutto nei nostri paradisi fiscali, spazi per il mondo. No? Il capitale non deve restare ozioso, può essere consumato da chi lo possiede, ma deve girare per produrre posti di lavoro, reddito, benessere per gli altri. In questo modo l'agente economico è legittimato come benefattore della comunità perché aiuta la città a prosperare ed è giusto che utilizzi per sé parte del risultato delle sue fatiche. Questo dicevano i francescani. Ecco perché i francescani hanno iniziato questa guerra contro l'usura. Perché l'usura prevedeva il fatto che il tornaconto di quel prestito che tu facevi non venisse reinvestito per il bene comune, ma servisse ad aumentare il capitale proprio della persona, della banca in questione. Invece i francescani si oppongono a questa visione cercando di dare al bene comune un altro valore, che è molto più grande se ci pensiamo, perché ragionare così porterebbe a un cambio netto di tutte le società, a cominciare dalla nostra. Il terzo punto è che molti sono i motivi per cui non tutti possono essere inclusi nel circuito del lavoro. Pensiamo ai malati, pensiamo ai portatori di handicap, pensiamo ai bambini, agli anziani. No? Non tutti sono produttivi. Oggi che cosa dice la società? Non sei produttivo, non mi interessa di te, o faccio in modo che mi interessi poco. Invece, i francescani dicevano, perciò il bene comune richiede che tutte queste persone vengano aiutate. Dunque, una parte delle risorse prodotte va destinata ad opere di assistenza e sostegno. Oggi non chiamano welfare, ma i francescani l'hanno già inventato senza chiamarlo welfare. E il quarto punto è che la città deve essere vivibile per tutti, il che implica che un'altra parte delle risorse debba essere destinata ad infrastrutture civili, incluse le chiese, le fontane, i giardini, praticamente i francescani ci chiamano le chiese, noi oggi potremmo dire il senso più allargato, qualsiasi tipo di edificio culto. È così che le città italiane diventano faro di progresso e ricchezza, insegnando al resto d'Europa e poi al mondo come costruire un'economia dinamica e sostenibile. In realtà l'Europa per tanti secoli l'ha fatta da padrona su questi temi, proprio perché quando si parla di radici cristiane dell'Europa non parliamo del fatto che essere cristiani, non devono esistere altre ragioni. Questa è la guerra che viene fatta attualmente al pensiero teologico. Ma in realtà le radici cristiane dell'Europa vuol dire riscoprire ciò che i benedettini prima e poi hanno costruito, hanno visto che funzionava per poter instaurare un bene comune che prescinde dalla religione. Perché qui non si parla di essere cristiani o di andare a messa, qui si parla di avere al cuore un concetto diverso dell'uomo. Non più come una macchina da sfruttare, ma come una risorsa. E questo è veramente la parte più difficile a volte, soltanto pensarlo. Quindi, l'economia francescana è stata definita da molti antieconomia, perché i francescani portavano avanti i propri principi di povertà. Allora, perché si interessano del denaro? No? E quindi vogliono distruggere l'economia, non hanno l'intenzione di salvarla. In realtà, l'economia francescana è tutt'altro che antieconomica, anzi, l'economia francescana è ciò che ancora oggi fonda in alcuni punti la nostra attuale economia. Però c'è un pensiero diverso sotto, purtroppo, che sta cercando di minare e distruggere questo pensiero francescano, ovvero il fatto che il problema va ricercato nel termine del comune. L'economia capitalistica ha ristretto il pensiero di bene comune. Infatti, il bene comune non coincide più con il bene comune, cioè della comunità.
con il bene di un piccolo gruppo della comunità. Questo è il pensiero malato che mina il pensiero francescano sull'economia. Per cui l'investimento resta il motore delle nostre società, ma spesso non è sufficientemente inclusivo, lasciando proprio persone disoccupate. Welfare ed opere pubbliche vengono generalmente finanziate mediante tassazione e non più mediante reinvestimento delle risorse ottenute. Ma molti sono problemi sia di quantità che di qualità. Il vero motivo di ciò che è tornato in auge è perché è tornato in auge una filosofia individualistica e utilitaristica che l'elaborazione francescana aveva cercato proprio di superare con i concetti di valore. Quindi, se noi fossimo davvero intenzionati a salvare l'economia attraverso l'economia della salvezza, noi potremmo riuscirci, prima di tutto come Chiesa, ma anche come singoli cittadini, pensando in maniera diversa in qualcosa che tutti tentano di portare a un pensiero comune che in qualche modo contrasta quello che per secoli è stato poi invece il cuore pensante dell'Europa. Passo all'ultima parte di questo mio intervento, passo a un'analisi biblica di quello che è allora l'economia, perché da qui noi questo ci aiuta a pensare, a ripensare un po' questo concetto della società moderna, anche perché la parola di Dio si dice che è immutabile, nel senso che parla ad ogni epoca rimanendo tale secondo quello che ogni epoca può capire e recepire. Questo è il senso della parola di Dio, no? Perché altrimenti che senso avrebbe leggere un Vangelo di 2000 anni fa oggi? L'epoca è diversa, la società è diversa, le relazioni sono diverse, i pensieri sono diversi. Che senso ha la parola di Dio se non quello di essere una parola incarnata, ovvero che in ogni epoca, in ogni tempo, si adatta al recipiente che la contiene? È un po' come l'acqua, no? La parola di Dio, tant'è vero che l'acqua è il simbolo dello Spirito Santo per questo motivo. La parola di Dio si adatta al recipiente che la contiene. Se adesso abbiamo un recipiente quadrato, la parola di Dio diventa quadrata. Se abbiamo un recipiente triangolare, diventa triangolare. Se abbiamo un recipiente ottagonale, diventa ottagonale. L'acqua si adatta bene a tutti i recipienti, ecco perché la parola di Dio rimane sempre valida, perché ha una saggezza che prescinde dall'umano. Allora, nella parola di Dio, San Paolo utilizza questo termine economia in alcune sue lettere e lo utilizza in modo particolare. Mi piaceva parlare tante cose, sottolineare proprio questo concetto qua soltanto. Allora, San Paolo dice a un certo punto nella lettera, eccola, agli Efesini, dice che la volontà di Dio per realizzare la pienezza dei tempi, cioè Dio è venuto a mandare il Figlio per realizzare la pienezza dei tempi, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. E questa parola disegno, che in realtà noi traduciamo con questa parolaccia, disegno, che stimola in noi una riflessione sul fatto che allora Dio ha preordinato tutto, allora Dio conosce il futuro, allora Dio sa già quello che io scelgo, allora Dio conosce già quello che io deciderò. Invece la parola disegno in greco è oikonomia. Il disegno di Dio è oikonomia. Non è qualcosa di prestabilito, ma è qualcosa che investe la relazione, come dicevamo prima, no? Oikos nomos. Qualcosa che investe le relazioni tra coloro che vivono sotto lo stesso tetto. Qual è il tetto di Dio? Perché qui abbiamo tre tipi di economia nella Bibbia. Abbiamo la relazione tra fratelli, abbiamo la relazione tra Dio, tra l'uomo e Gesù, e abbiamo la relazione, scusate, tra l'uomo e Dio, e la relazione tra Dio e la creazione. Questi tre passaggi sono tre modi di procedere. Ecco perché il cristiano non può prescindere dal preoccuparsi del mondo. E ecco perché il Papa, in stile francescano, propone un'economia che tocca nuovi criteri, che tocca il creato, che tocca il rapporto dell'uomo con quelli che lo circondano, il legame fra fratelli. Perché nella Bibbia il termine economia indica la casa, e qual è la casa dell'uomo? È la relazione con gli uomini
secondo la relazione con il creato, quindi con tutto ciò che Dio ha messo, terzo la relazione con il tetto che gli sta sopra la testa, cioè il cielo. Quindi, in ultima istanza, il termine economia della Bibbia racchiude proprio il fatto che noi, vivendo sotto lo stesso cielo, siamo tutti quanti collegati da dover costruire all'interno di questa stessa casa dei legami, del amministrare i nostri rapporti, dando valore a chi abbiamo vicino, a chi abbiamo davanti. Ultimo passaggio a favore delle donne, perché mi piaceva, ecco, concludere con questo. Noi questo termine economia ce l'abbiamo col tema di San Paolo in tre brani bellissimi del Vangelo di Luca, perché Luca è stato discepolo di San Paolo, quindi più degli altri evangelisti ha respirato questo pensiero paolino dell'economia. E infatti il Vangelo di Luca è l'unico che contiene questi brani, diciamo che contiene tutti questi brani in cui si gioca l'economia. Innanzitutto c'è una parabola difficile molto che Gesù racconta su un amministratore infedele. L'amministratore, il termine amministratore, è oikonomos, mi sembra, non mi ricordo adesso in greco, però ha a che fare sempre con il termine economia, cioè l'amministratore è colui che amministra l'economia della casa. Il racconto di Marta e Maria, queste due donne che vengono sempre di solito contrapposte, mentre ci fanno vedere qual è il senso di un'economia domestica, e il brano del tributo a Cesare, date a Cesare perché di Cesare è il di Dio, che noi di solito diciamo che interpretiamo sempre in maniera un po' personalistica. Allora, questi tre brani, senza che li leggiamo, io li racconto un po' così, giusto per dirci due parole conclusive. Partiamo dal senso di dare a Cesare quello che è di Cesare. A un certo punto a Gesù viene fatta una domanda proprio sull'economia e decide di non pagare le tasse. È una domanda che gli ebrei, e qui parliamo di ebrei in un mondo ebraico, quindi non parliamo di ebrei in un mondo cattolico, gli ebrei erano tartassati dai romani, perché oltre a pagare le tasse al tempio di Gerusalemme dovevano pagare le tasse anche per Roma. E chi rispondeva a queste tasse? I famosi pubblicani, che erano degli uomini ebrei che l'impero romano aveva in qualche modo assoldato perché, conoscendo che pasta erano fatti i propri connazionali, potessero estorcere di più denaro. I pubblicani erano questo, quindi i pubblicani erano feccia, erano odiati dai romani perché li consideravano come rinnegati, ed erano odiati dagli ebrei perché li consideravano come amici romani, quindi da che parte di guardare. Quindi la tassazione è stata sempre un problema, non è un problema nostro di oggi, è stata sempre un problema, perché la tassazione voleva risolvere un problema che non è risolvibile con le tasse. Quindi quando Gesù pone questa domanda, è lecito non pagare il tributo a Cesare? Noi siamo ebrei, perché dobbiamo pagare il tributo allo straniero, che per di più ci ha conquistati con la nostra volontà? E Gesù rimanda a una cosa che è bellissima e unica. Nessuno nella storia ha mai accostato l'economia a Dio in questo modo così bello. Perché a un certo punto Gesù risponde prendendo la moneta e facendola vedere, dice, di chi è la faccia impressa, di chi è l'effigie impressa su questa moneta. Al tempo di Gesù era quella di Tiberio. Quindi, e la gente risponde, di Cesare, cioè dell'imperatore di Roma, e Gesù risponde, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Se questa moneta coniata dall'impero romano, per il fatto che sopra ha l'effigie dell'imperatore di Roma gli appartiene e a lui va restituita, voi che avete su di voi impressa l'effigie del creatore, perché siete stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, a chi appartenete? Allora, date a Cesare quel che è di Cesare, perché è giusto che se tu vivi in una città, se tu vivi in uno Stato, se tu vuoi dei servizi, devi partecipare alla realizzazione di questi. Ma ricordati che tu, anche tu, appartieni a qualcuno, e se dai a Cesare il suo, ricorda di dare a Dio il suo. Questa è la giustizia di Gesù. Una giustizia che rimanda all'uomo la responsabilità di se stesso, l'essere più grande di quello che uno pensa, l'essere immagine di Dio.
L'altro brano, quello di Marta e Maria, ci sono queste due sorelle, amiche di Gesù, in cui Gesù si ferma a pranzo. E all'interno di questa casa c'è una sorella chiamata Maria e una sorella chiamata Marta. Io non sono un caso perché Marta vuol dire la padrona della casa, cioè l'economa, colei che amministra la casa. Maria invece era un nome disprezzato. Ma come? Il nome della Madonna è un nome disprezzato, perché Maria era il nome della sorella di Mosè, la famosa profetessa, che in realtà fa un grande peccato di superbia, perché a un certo punto Mosè gli dice: voglio anch'io il potere che è dato a tuo fratello Aronne, perché sono anche tua sorella, e quindi siccome tu mi hai dato Aronne lo stesso potere, lo devi dare anche a me. Come finirà Maria? Finirà morta prima di entrare in terra santa, dimenticata da tutti, abbandonata, mentre il popolo continua il suo esodo. Quindi Maria è un nome che è stato sempre disprezzato, e non era un vanto chiamare le figlie Maria. Quella che ha riscattato questo nome è stata Madonna che portava questo nome e che l'ha riscattato, altrimenti Maria era considerata un nome maledetto. Allora, questa sorella chiamata Maria, questo nome maledetto, l'altra sorella chiamata Marta, che era la padrona della casa, in realtà non sono due figure contrapposte, perché guardate bene che cosa succede in questa casa. Gesù entra, innanzitutto Gesù entra in una casa dove ci sono solo donne. L'unico edificio in cui c'erano solo donne di solito era un bordello, dove c'erano prostitute. Quindi il fatto che Gesù entra in una casa dove ci sono solo donne espone quelle donne a un, innanzitutto, a essere considerate delle cose di buono, e espone se stesso a essere considerato uno che frequenta le prostitute. Ma Gesù è incurante di questo, perché Gesù guarda sempre la persona che ha davanti, e questa è la sua bellezza. Ecco perché Gesù possiamo definirlo un grande economo, perché lui sa a chi dare valore. Entra in quella casa e mentre Maria fa la parte dell'uomo, perché era l'uomo di solito che accoglieva l'ospite, lo intratteneva, mentre le donne, legate in cucina, dovevano spicciarsi a fare questo pranzo. Maria invece si siede con Gesù mentre Marta prepara il pranzo. Certo, se Marta anche lei si fosse seduta, chi avrebbe mangiato? No? Chi cucinava? Qual è però il problema di questo? Il problema tra le due non è che una c'ha ragione o no. Il problema tra le due è la mentalità. Marta è schiava di una mentalità che relega la donna in cucina. Tu sei donna, sta a casa, lava i piatti e fai figli. Quante volte noi ancora oggi siamo schiavi di questa mentalità? Maria è colei che, pur essendo quel nome maledetto, ha superato questa mentalità, mettendosi seduta faccia a faccia con Gesù, che è lo sposo. Per cui Maria è diventata la sposa, cioè la vera regina di quella casa. Mentre Marta, la padrona della casa, in realtà è rimasta in cucina, schiava di una mentalità che lì la voleva. E pensiamo che l'Antico Testamento era fortemente maschilista, e al tempo di Gesù c'era un forte maschilismo, perché la parola di Dio non poteva essere usata dalla donna, perché veniva detto che la donna non la capiva, era tarda, la donna non poteva partecipare alla vita pubblica perché era una cattivona, e quindi non apriva bocca, sparlava di qualcuno, e quindi non era da prendere neanche in considerazione. La donna non poteva lavorare, se non aveva vedova, era costretta a morire di fame, se non aveva un figlio maschio che pensasse a lei. Perché la donna era inadatta a qualsiasi tipo di fatica, anzi, la donna aveva un'unica fatica da fare: ricamare, pensare al povero, cucinare e stare dentro casa. Questo dice il libro dei Proverbi quando parla della donna, no? Noi leggiamo i matrimoni, ma se le spose sapessero che cosa leggiamo, di solito non ci sensazione della donna, no? Una donna forte, chi può trovarla? Già la domanda iniziale: non esiste la donna forte. Cioè, chi la può trovare la donna forte? La donna deve pensare a lavorare con le mani, deve pensare a ricamare, a intessere, deve pensare a fare il fuso, deve pensare a queste cose così, non ce l'ha perché viene per la testa. Gesù invece a Maria concede di diventare sposa divina, cioè le concede la divinità che è data dal fatto che è uscita fuori dalla mentalità comune. Se noi pensiamo alla società di oggi, quante volte si fanno ancora preferenze di uomini sulle donne, soprattutto nelle aziende? E la prima domanda spesso che viene rivolta nel colloquio di lavoro è:
quanti figli c'hai? C'hai intenzione di rimanere incinta? O posso assumermi pensando che mi lavori qualche anno, come poi mi dai pensamento? Quante volte una donna è costretta a mentire perché magari vuole avere dei figli in una famiglia, ma dice il contrario, perché altrimenti sa bene di non aver scelta? Differenza di stipendio, no? Allora, vedete, Gesù ridà anche su questo caso, ridà l'economia in un senso nuovo. Nessuno è inferiore all'altro, nemmeno una donna nei confronti dell'uomo. E l'ultimo brano che volevo condividere con voi è quello della Messa con gli infedeli, che è un brano anche molto duro, in cui a un certo punto Gesù racconta questa parabola, c'è un amministratore all'interno di un palazzo che viene trovato in fallo perché ha rubato e allora viene cacciato via. E questo è lui che viene detto, il padrone della casa chiama l'amministratore, viene detto: rendi conto della tua amministrazione perché non puoi più amministrare. Già ci fosse qualcuno che dicesse questo, le cose forse oggi andrebbero anche bene in certe parti, ma no, non c'è. Quindi questo amministratore scoperto si trova a dover prendere delle decisioni subito, perché lui pensa tra sé: e adesso che faccio? Che mi è stata tolta la cosa con cui mi arricchivo? Zappare con forza, mendicare mi vergogno, qualcuno aggiunge, vado a fare il prete almeno. Zappare con forza, mendicare mi vergogno, che mi metto a fare la vita. Il problema di questo uomo non è che ha capito di aver sbagliato, ma che è stato scoperto. Come continua Gesù? Perché vedremo che Gesù dia un giudizio negativo verso questo uomo. Invece, che cosa fa questo amministratore infedele? Dice il Vangelo che chiama tutti i debitori, quelli che dovevano soldi al padrone, e dice: tu quanto devi per padrone? 100 marmitori. Allora, siete gli scrivi 80. Tu quanto devi per padrone? 50 misure di grano. Siete gli scrivi 20. Ma come, tu sei amministratore, quelle cose non sono tue, tu sei stato cacciato via perché hai frodato e adesso frodi ancora di più. Gesù conclude la parabola dicendo che il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché era stato scaltro. Qual è la scaltrezza che Gesù loda? Non è il fregare, perché questo amministratore faceva la cresta sulle cose. Allora, se al padrone tu dovevi 80 parametri, io ti dico dagli 100, perché 20 ne vengono per me. Se tu devi 50 misure di grano, se tu devi 20 misure di grano, io te ne chiedo 50, perché 30 non vengo io. Questo era il ragionamento dell'amministratore. Ma Gesù loda questo amministratore perché ha agito con scaltrezza. E la conclusione, perché anche i discepoli non lo fanno, di Gesù è: i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce. Vuol dire che quando siete morti e vivete nella luce, non ci sono più soldi, per fortuna, e lì non c'è bisogno di essere scaltri. Ma su questa terra, dove voi dovete costruire rapporti, siate scaltri, non fatevi fregare con l'ingenuità, perché Dio non vuole l'ingegno. No, noi spesso, su questo punto, noi spesso come cristiani picchiamo molto, perché vabbè, dai, vogliamoci bene lo stesso. Quello mi ha fregato 50 euro, vabbè, dai, sarà per le anime. Quante volte noi ragioniamo così? No? Il troppo umanismo rende stupidi, non rende intelligenti, né piacenti a Dio, rende stupidi. Perché? Perché Gesù dice: bisogna agire con scaltrezza, non con menzogna, con scaltrezza. Questo amministratore, per paura che quando fosse cacciato dalla casa non avesse più nessuno che gli rivolgesse la parola, ha cercato di ricostruire con tutti i mezzi un rapporto con gli altri. Gesù loda questo, non loda la sua amministrazione disonesta. Gesù loda l'amministrazione perché è stato furbo. Questa furbizia va messa nelle cose del mondo. Allora, se noi ci impegnassimo a costruire il bene, come spesso ci impegniamo a fare il male, come cambierebbe il nostro mondo, la nostra società? Se noi investissimo la stessa forza che usiamo nell'ingannare, nel costruire, nell'architettare qualcosa per rubare, per fregare,
pregare o mentire, la utilizzassimo per dire la verità, per agire per il bene, per costruire un legame, come migliorerebbe il nostro mondo? Allora ci lasciamo con questa domanda. È possibile una salvezza dell'economia? Sì, ripensando all'economia della salvezza, cioè a questo fatto che Dio ha voluto riflettere se stesso in noi. Per cui date a Cesare quel che è di Cesare, ma date a Dio. Veramente è stato molto interessante. A me personalmente hanno colpito due aspetti. Quando hai elencato i punti fondamentali dell'economia secondo Francesco, ecco, parliamo del 1470, sì. 1400, no? Sì, sì, tra il 1400. Come sono ancora estremamente attuali. Allora, trovando una frase che spesso viene citata dagli storici, no? Bisogna guardare al passato per capire, per comprendere il nostro futuro. Beh, lì effettivamente c'erano dei punti fondamentali, c'era già una definizione nei primi 1400 di imprenditore, sì. Cioè la definizione che noi... E addirittura ancora più indietro, perché oggi c'è una riscoperta, no? L'economia, soprattutto questo se ne occupano forse il mondo focolarino, no? Prevalentemente questo forse normale più preparato di me su questo, no? C'è una volontà di riscoprire l'economia fiorentina e francescana per costruire un'economia di solidarietà, una nuova economia di solidarietà da solo tempi. Quindi sia la corrente fiorentina che quella francescana sono fondamentali, perché ciò che loro hanno creato funzionava, perché hanno smesso di fare. Sì, infatti è un punto che proprio abbiamo colpito perché è estremamente attuale. E l'altra cosa qui sconosciuta era la scarsezza di cui parlavo Gesù. Sinceramente questo non avrei, non era una conoscenza. Sì, perché Gesù era un po' mondo, non è che era uno di quelli che faccio sia il tempio. Eh no, perché spesso invece noi parliamo di comunismo, invece di questa scarsezza lì possiamo anche parlare di scarsezza e di lungimiranza, no? L'amministratore era stato scatolo, ma soprattutto era stato lungimirante. Forse anche noi oggi dovremmo un po' rifarci alla lungimiranza, no? Per guardare un po' lontano. Se tu pensi, la parola lungimiranza in passato non esisteva, soprattutto nel linguaggio ebraico non esisteva questa parola. Nel linguaggio ebraico si usa la parola profezia, che è la stessa identica cosa. La profezia vuol dire saper guardare avanti, no? Lontano. Se vuoi pensare al cielo piano secondo, come uno dei punti fondamentali dei documenti, ha messo la profezia nella Chiesa, perché manca totalmente. Quindi, ecco, anche il Concilio Vaticano II aveva chiesto a tutta la Chiesa di stimolare questa lungimiranza, questo per guardare più avanti. Perché noi ci accontentiamo dell'adesso, ma no, la famosa frase: che mondo lasciamo ai nostri figli? È vero, che mondo lasciamo? A noi non ci frega niente di quelle cose di noi, basta che sto bene io, a chi viene dopo non mi viene può fregare di meno. È questo che noi purtroppo dobbiamo cambiare. Grazie Roberto, non so se Tommaso vuole aggiungere qualcosa. Grazie innanzitutto Roberto, che veramente sia una ricostruzione storica e spirituale molto profonda. Ma mi veniva in mente questo fatto, innanzitutto lui l'ha spiegato bene. Abbiamo per molto tempo separato e anche visto protagonisti, aspetti, religione, economia, da sé, no? Tanto che si dice, se grazie a lui, tu sei bene di occupare l'economia, no? Ma in generale nel mondo religioso c'è questa, come quasi fossero due mondi separati, tanto ci ha spiegato bene cosa significa. Poi sì, mi viene in mente, anche per portare esempi concreti, Papa, come abbiamo visto, quindi il Magistero della Chiesa, ma non solo a Francesco, da più di un secolo ormai insiste molto sul tema di un'economia ripensata alla maniera umana, cioè umana proprio mettendo al centro anche soprattutto gli ultimi. E questo va in contrasto anche con tanti tipi di pensiero economico che stanno anche in altri ambiti religiosi, penso sempre al medio protestante, al pentecostale, soprattutto Stati Uniti, in Latina, dove addirittura c'è un certo tipo di pensiero teologico che giustifica il benessere. Più soldi hai, più
sempre il territorio vivo. Le tali certe sette che ci sono anche queste chiese, bisogna avere possibilità di atti di credito, eccetera. E c'è un discorso economico che va diversamente appunto da quello che Francesco aveva prospettato. Ricordare a molti di pietà, come Roberto, non solo ci permette di rivedere l'oggi, ma anche andare nella direzione giusta. Perché non possiamo nemmeno dire, vabbè, è tutto soggettivo, cioè rimettere al centro Dio, qui rimettere al centro la vita trinitaria, perché Dio è amore, quindi la relazione di persone ci permette anche di rivedere questo fondo, come certo diceva lui, cioè lo scopo dell'economia è quello di costruire le relazioni umane, non di sopprimere. Ecco, questo è un po' come ego. Grazie, grazie per il intervento. No, è vero, perché quest'ultima parte, quest'ultima affermazione, viviamo troppo nell'oggi dell'attuale, non abbiamo la proiezione per i prossimi anni, per il futuro. Ognuno di noi ha la nostra responsabilità, non solo chi amministra, ma anche i cittadini che chiedono le cose hanno la nostra responsabilità. Quando il cittadino e gli amministratori chiedono soltanto di riparare le buche, prima o poi la politica darà solo quello, riparerà soltanto le buche, perché capisce che su quello si potrebbe basare la rielezione. Bisognerebbe imparare ad apprezzare un po' di più quando ci si ferma un attimo e si iniziano a fare le cose per gli anni che verranno dopo il mandato. Quando vengono fatte delle cose che daranno i frutti a 6, 7, 8 anni, perché quei frutti poi serviranno anche per riparare le strade, bisogna un attimo fermarsi di mente e dire forse è giusto, forse per una volta è giusto così, che non significa non fare anche il resto. Questo è un esempio stupido, però è molto concreto, nel senso che al di là di quello che l'amministrazione fa, è molto importante quello che i cittadini chiedono, perché comunque, per quanto un amministratore può essere un amministratore bravo, un amministratore lungimirante, se poi però le sollecitazioni che arrivano dai cittadini, che vengono spesso visti come elettori e non come cittadini, e quindi il concetto è molto diverso, un conto è cittadino e un conto è elettore. L'elettore è il voto. Il cittadino è la vita del cittadino, è il futuro del cittadino, di tutti i cittadini, anche di quelli che non votano, che sono i minorenni. Prima o poi quel politico, anche se non ci mirate, la sai che c'è, ma chi non lo fa fare? Ma mi chiedono di fare quello, ma io lo faccio, che è anche più semplice. Quindi facciamo attenzione a quello che chiediamo a chi ci amministra, che posso essere io e poi potranno essere altri. Cerchiamo di chiedere le cose che valgono per oggi o che valgono anche per il domani. Vi lascio con questa testimonianza. Nella mia vita precedente, come dico sempre, una delle cose che facevo era un progetto per l'ingegneria naturalistica e mi confrontavo spesso con le ditte che facevano i lavori. Io progettavo, le ditte facevano i lavori. E mi ricordo ancora uno dei primi contatti che ebbi con una ditta. Mi disse che tipo di materiale volevo utilizzare. E, per fortuna era un lavoro proprio privato. E ho detto, ma che di solito quando lavoro in pubblico mi chiedono il materiale che è più scadente per il semplice motivo, perché ottengono l'effetto immediato, che poi dura 5 anni non è un problema, perché loro non hanno bisogno di qualcosa che duri 10, 15, 20 anni. L'importante è avere il risultato immediato
anche se metto il loro nel tempo, che voglio dei risultati da farla mostrare e che costi anche poco. Quindi ottengo due cose: risultato immediato a basso prezzo. Ecco, evitiamo di fare in modo di dare un alibi a chi amministra di fare queste scelte. Pretendiamo che chi amministra invece abbia uno sguardo rivolto anche al futuro. Io sono cresciuto a livello proprio di formazione di scolastica con le regole camaldolesi per quanto riguarda il segno di cultura. Ma che si chiamano 1100, addirittura prima erano 1400. E sono regole ancora valide, perché loro amministravano la cosa pubblica, in questo caso con le foreste, pubblica, intesa come erano le loro, in realtà, però pubblica, esatto. Però con lo sguardo al futuro, nel senso che quello che loro amministravano doveva durare per l'eternità, e quindi non basavano appunto sullo sfruttamento, ma sul fatto di dire uso quello che mi serve, ma faccio in modo che chi viene dopo di me troverà le stesse cose, sono migliori. E per fortuna ancora oggi la silvicoltura, quindi la gestione delle sue boschi, si basa molto su questo principio, quindi ce lo dovremmo ricordare molto spesso. Grazie. Io ho sentito di capire una riflessione personale, no? Quello che hai detto tu, quando si amministra la cosa pubblica, guardiamo il futuro. E allora c'è un concetto presente nel diritto che agire secondo la diligenza del buon padre, diciamo. No? E allora forse bisognerebbe anche agire secondo quella diligenza, allora ci sarebbe la lungimiranza e ci sarebbe l'interesse a fare bene, con quale famiglia ci sarebbe sempre più bene. E quindi guardiamo un po' a lungo e agiamo con maniera diligente, così non otteniamo solo risultati in quel momento, ma un risultato per tutti, per un tempo, no? Forse è questo. Era solo un punto di vista, no? Perché spesso ritorna questo concetto. Allora, ringrazio i presenti, è stata veramente una serata molto interessante e ringraziamo Roberta Antonini e Rita Morrani per l'organizzazione di questo festival che ci dà la terza edizione. Grazie al nostro sindaco, Daniele Santarelli, Don Marco Strona, Don Umberto, i presenti, mi raccomando, il programma continua, domani ci ritroviamo qua alle 16.30 e poi la serata del 21 un intervento bellissimo con il balletto di Mosche, abbiamo un po' di segreto, un appuntamento fisso. Grazie a tutti, buona serata, a domani.